Le scene salienti della vita di Gesù, dall'annunciazione alla resurrezione, si tratta dell'opera realizzata da un gruppo di docenti della Scuola Santa Maria di Gesù di Gela. È il frutto della sinergia, delle competenze e abilità legate al mondo della storia, arte e tradizioni inserito nell'ambito del progetto Scuola e Territorio. Gesù Cristo è una figura storica documentata, quindi non è solo un momento religioso. Certo, per chi è cattolico riveste anche un'importanza. Un'importanza religiosa, ma oltre al tema, sicuramente importante, è importante l'idea progettuale, il costruire, il fare che per i ragazzi diventa importante, soprattutto per alcuni ragazzi, quei ragazzi che magari non hanno l'opportunità di dare, dimostrare ciò che sanno fare perché magari non sono così bravi a parlare, mentre a fare diventano più bravi. I docenti che hanno realizzato l'opera. In una società in cui non si tolgono i crocivisti dalla scuola, non si, fa più, non si festeggia più il Natale. Invece è bellissimo il fatto che la nostra preside, ed è questo che io volevo sottolineare, ha voluto prepotentemente questo progetto. Oltre per la bellezza, e quindi un discorso estetico, soprattutto per il, un discorso di tradizioni, di valori. Non si può dimenticare che siamo cattolici e, e che quindi la nostra cultura è, è formata da questo. Non si può dimenticare. E ricordarlo e ricordarlo ai bambini è fondamentale. Ma anche altri possono visitare l'idea progettuale? Sì, soprattutto è aperto al territorio, proprio perché magari è una realtà che deve essere conosciuta da altri. Per lo stesso discorso che diceva il collega, proprio per puntare sul valore di questo progetto, che non è solo un valore così artistico, artigianale, perché siamo stati tutti degli artigiani, ci siamo ecco inventati e reinventati. Però è il valore, è importante oggi capire i valori cristiani. L'idea progettuale è stata realizzata anche grazie alla collaborazione di un architetto. Cosa avete utilizzato per realizzarlo? Un po' di, di tutto, siamo passati dal materiale di riciclo, quindi con i giornali che i bambini hanno portato da casa, quindi aiutando anche la comprensione e l'educazione al riciclo, abbiamo usato la colla, abbiamo usato degli scampoli di stoffa che avevano a casa, quindi eh, non abbiamo, abbiamo usato veramente quello che, che era scartato, eh, il legno, il gesso, i colori, insomma un, un po' di tutto veramente.